Throws and reversals by both fighters. These girls are getting right into it. Fox taking the knees, and that's it. Followed. The trans who just mollywopped a woman. Afterwards, McLaughlin went into full cope mode. Goes for the takedown. Fallon Fox's escape. They're both back up on their feet. Ragazzi, siamo arrivati a 25.000 iscritti. Sapete cosa vuol dire? Intanto vuol dire che 25.000 persone si riuniscono periodicamente per sentirmi parlare del degrado sociale umano, siete totalmente impazziti e vi adoro per questo, ma secondariamente questo vuol dire che inizierà la fase 2 del canale, perché dovete sapere che io ho una scaletta, che non vi spoilerò ovviamente per quanto riguarda questo mio progetto online, e i contenuti e le sorprese arriveranno in numero sempre crescente sulla base della crescita del canale. È l'unico modo per scoprire le novità future, i format che vi aspettano e continuare a crescere come community. E vorrei iniziare con una piccola sorpresa che avrete guardando il video fino alla fine. Fatemi ringraziare però Helen per la donazione e per il commento, grazie infinite, e io direi di iniziare a parlare dell'argomento di questo video. Gli atleti trans nello sport. Allora, nel momento in cui si porta in ballo il solito argomento «ma una donna trans è una donna? Ma un uomo trans è un uomo?» Di solito c'è gente che dice di sì perché uomo e donna sono costrutti sociali, ad esempio. Insomma, contestano il fatto che non puoi ridurre tutto alla semplice biologia e al corredo cromosomico. Ok, ora teniamo a mente queste obiezioni perché voglio mostrarvi quella che, secondo il costrutto sociale, è chiaramente una donna. Guardiamo quindi. Fox taking the knees and that's it, Fallon! Ora, io voglio portarvi a un ragionamento. Mi rivolgo alla gente che sostiene che la biologia da sola non basti a definire una donna o un uomo. In questo caso qui, dove contano letteralmente solo le caratteristiche fisiche come la struttura ossea, la predisposizione ad uno sviluppo muscolare maggiore, che facciamo? Letteralmente ci sono prove su prove di atleti trans che hanno distrutto ogni record e competizione femminile. Ricorderete tutti Lea Thomas, vi rinfresco la memoria se volete. Siamo quindi in un contesto in cui conta solo la biologia, e ancora c'è gente che ti dà del transfobico nel momento in cui provi a contestare una palese e oggettiva falla. Vi faccio vedere il video di una ragazza, una bravissima atleta di Jiu-Jitsu, Jaden Scrappy, che vi racconterà la sua esperienza nell'affrontare un avversario trans. In fact, competing with a woman. To say the experience was horrible and scary. I was absolutely in fight or flight mode, and as a seasoned competitor, I can honestly say I've never been there mentally before in a match. I've been in spots where I've been subbed, and I've never felt unsafe during a match. After my match, I literally went to the mat side while my teammates were massaging on my arms, and I just could not help but cry and look at my coach and say, that was a man. Quindi, per riassumervi ciò che ha detto, questa ragazza per la prima volta in vita sua, nonostante le sia capitato di essere in una posizione di svantaggio altre volte durante un incontro, visto lo sport che fa, ha provato in quest'incontro paura, senso di non essere al sicuro per la prima volta. Lei usa il termine fight or flight, che è quel meccanismo fisiologico che provoca la secrezione di catecolamine e ormoni che servono in soldoni a reagire in modo rapido di fronte al pericolo per la nostra incolumità. Avete presente quando vi si accelera il battito cardiaco, vi sale l'adrenalina, un'espressione comune che si utilizza, è esattamente questo meccanismo qui. Ora, la cosa divertente, vi farò vedere adesso, è che questa ragazza ha pure vinto, quindi l'avversario ha provato a usare il cheat della transizione di genere e nonostante tutto non ha neanche vinto, è andata così. Però questa ragazza non per questo ha lasciato correre, anzi si è immensamente preoccupata all'idea che questa sua vittoria potesse essere strumentalizzata per dimostrare che andava bene far competere gli atleti trans con gli atleti cis, e si è mobilitata sui social raccontando la sua esperienza con questo video e una serie di post, pur temendo comunque ritorsioni e minacce per la gente che accusa di transfobia chiunque faccia notare le ovvie falle di questo modo di pensare. Negatively affected my next match. The upcoming months, when I went to compete again, I had to self-exclude from a World Series of Jiu-Jitsu and from a women's absolute bracket at a Naga to avoid competing with not one but two trans male athletes.
needs. Fear and reservations that most women have, which is to be called a transphobic bigot who just wants to hate on people. And if you know me personally, you know that is not the case at all. Allora, innanzitutto, per quanto possa valere, onore e gloria a questa ragazza qui, perché ha più fegato lei del 90% del genere umano e soprattutto, nonostante la vittoria, si è comunque premurata di dire le cose come stavano. Davvero, servirebbe secondo me più gente così. Voglio inoltre augurare alla gente che all'età della transfobica, mentre molto probabilmente loro staranno davanti al PC ad ingrassare su Twitter, di trovarsi nella stessa situazione, soprattutto dopo aver sudato duramente, magari per anni, per arrivare a un livello fisico competitivo e rispettabile. In secondo luogo, il video di Jaden iniziava mostrando questo articolo qui. Esclusivo, donna abbandona il torneo di jiu-jitsu brasiliano dopo che è stata costretta ad affrontare uomini. Perché l'ha fatto? Beh, perché avrebbe dovuto affrontare questo atleta trans qui. Ragazzi, quindi non serve neanche che commenti a questo punto, è tutto già abbastanza autoesplicativo. Questa gente ha trovato il cheat per picchiare le donne senza essere arrestati. Voglio chiudere comunque con una riflessione prima della sorpresa che vi avevo promesso. Allora, mi fa ridere, anche se è una risata molto amara, pensare che la lotta per avere più diritti per tutti non si sta rivelando qualcosa di concreto. Mi spiego. È importante lottare a favore degli individui trans? Bene, peccato che così facendo si è arrivati ad un punto in cui stiamo facendo passi indietro nella lotta per i diritti femminili, ad esempio, perché una donna che si spacca la schiena per anni per vincere un torneo importante sarà nel 99% dei casi umiliata nel momento in cui un uomo mette piede nella stessa competizione. Quindi un atleta che ha compiuto la transizione, ok, però mantenendo comunque importanti vantaggi fisici. Quindi vive i diritti per le persone trans, ma ancora una volta una donna biologica sta perdendo contro un uomo biologico in un ambito. Ma non dovevamo lottare per le pari opportunità tra sessi in tutti gli ambiti? Questa è un'invasione di campo, ragazzi. Advantage over competition in the women's category, as evidenced by her rankings that have bounced from number 462 as a male to number 1 as a female. È amaro pensare quindi che questa eterna lotta per avere più diritti, che a volte è legittima, mentre altre volte sono piagnistei da bambini viziati che purtroppo in epoca social hanno un sacco di risonanza, non è attuabile realisticamente. E necessariamente si arriverà ad un punto nel quale per dare a qualcuno devi necessariamente togliere a qualcun altro. È triste però che la gente non ci arrivi, rinchiusa come nei loro dogmi. Dai, abbiamo avuto il momento pessimista anche questa settimana e adesso mi devo congratulare perché comunque siete arrivati fin qui e vi posso mostrare la sorpresa che vi avevo promesso. Non vi aspettate nulla di che, ma è qualcosa che vi mette in prospettiva l'inizio della fase 2 del canale, come se fosse arrivata la stagione 2 di una serie che seguite. E cosa succede quando arriva la stagione 2? Ovviamente c'è un cambio di sigla. Alla prossima!